Eccoci qua in live, ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima live qui sul mio canale Twitch. Stasera siamo qua in live per giocare insieme il torneo di Joppa 17 e adesso sto mettendo il codice, intanto poi vi saluto tutti quanti in chat, vi saluto dopo. Ora fatemi mettere il codice che è molto importante per giocare il torneo, 2, 5, 8, 7. Dovrebbe essere giusto, adesso devo cercarlo. Ecco, Joypad 17 settimanale ogni domenica dalle 20:30 alle 22. Ok, giochiamo. Partecipa, perfetto. Entriamo a giocare il torneo. Perfetto. Vuoi partecipare al torneo di Joypad 17? Sì. Bene. Personaggio, ovviamente, il nostro caro amico Yoshi. Con questo è il mio set per questo torneo di Joypad 17. Ora possiamo iniziare a giocare. Il torneo di Joppa 17, cioè, ragazzi, c'è ogni domenica. Intanto fatemi scrivere qua in alto il codice del torneo. Ah, no, stanno giocando una partita, sono in lobby con Joe, quindi appena avranno finito poi giocherò anche con lui, la gioia. Vabbè, tanto lui gioca sempre con i suoi iscritti, basta avere lo Switch, l'abbonamento all'interno Switch Online per giocare, siete a posto veramente, perché quello è l'unico modo che basta per giocare. Poi, insomma, avete capito, no? Basta soltanto avere l'abbonamento all'interno Switch Online. Codice torneo. Intanto, ragazzi, fatemi scrivere il codice del torneo. Il codice del torneo è 5147. Lo scrivo per magari quelli che vengono in live. Così, quelli nuovi, così magari. Basta, così magari se mi chiedono che torneo è, insomma, li spiego un po'. Magari non seguono giù, eccetera. Allora, questo è il codice del torneo. Adesso fatemelo rimpicciolire un pochettino. Ah, ho sbagliato, ho messo 2582 e 2587. Ok, ho sbagliato. Ok, rimpiccioliamolo e mettiamolo. Boh, lo metto. Tra l'altro non lo posso neanche colorare, che ne so, di un altro colore, quindi yay. Boh, ragazzi, lo metto qua sopra. Codice torneo 5147604925187. Questo, ragazzi, è il codice del torneo di Joppa 17. Se vi interessa entrare, magari, che ne so, non conoscete Joe, eccetera, comunque volete entrare nel torneo, questo è il codice. Detto ciò, aspettiamo che la gara finisca. Intanto siamo spettatori di DJ Disco, che è anche un mio follower sia sul mio canale YouTube che su Twitch, che è un mio iscritto sia su YouTube che su Twitch. Quindi ciao DJ Disco, se stai guardando la live. William, terzo Monix, Sam, nono Rebarbaro, anche lui mio collaboratore, che a breve faremo un video insieme su Super Mario Maker 2, che poi uscirà sul mio canale, sui nostri canali YouTube nella fine di settembre. Poi settimo Joe, quindi Re Barbaro è nono, è tipo vicinissimo a Joe. Ok, c'è Galaxy, DJ Disco, William. Io voglio aspettare Joe, ovviamente, perché il torneo è suo. Lui ha scelto la moto con Bowser, Poi le moto, vabbè, le ruote, quelle lì verdi, eccetera. Allora, sono al terzo giro, quindi sono correndo nel Dolce Dolce Canyon, pista di la pista che è di Fare una pista del Dolce Dolce Canyon. Comunque, abbiamo finito di spettare. Forse siamo in un'altra lobby, non lo so. Va bene, siamo in una lobby da soli. La gioia. Usciamo perché io non voglio stare in questa lobby da solo. E speriamo non mi richieda il codice del torneo, vero? Ah, meno male. È già registrato. Partecipiamo al torneo di Joppa 17. Vediamo se riusciamo a beccarlo in lobby, perché sarebbe meglio, visto che sennò è brutto. Vai, scegliamo Yoshi, perfetto. Bang, 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 bang. Ok. Tra l'altro lui su Twitch adesso in live ha tipo 30 spettatori, quindi credo siamo in 30 a giocare questo torneo. Comunque una cosa del genere, quindi yay. Io non ho mai giocato questo torneo suo prima d'ora, perché non ho mai avuto la possibilità, perché non ho avuto tempo, eccetera. Quindi questa qua è la prima volta che appunto vado a giocare il suo torneo in live sul mio canale Twitch. Detto ciò, aspettiamo che finisca di ricercare i giocatori. Intanto la mia Nintendo Switch, come sempre, prende sempre molto bene la connessione, ragazzi. La connessione prende sempre molto bene. Se n'è andata via la capture card. Che bello, ragazzi, che bello. Oioia, cosa cavolo è successo, ragazzi? Ma perché la vita? Perché la vita? Sono sempre molto sfortunato. Sono sempre molto sfortunato. Questo cavo non si attacca, si attacca male. Togli questo. Oh. Dai, così si attacca molto meglio. Lo sapevo che c'è l'errore di comunicazione.
Sta connessione schifosa, accidenta la connessione, non mi permette mai di fare niente. Mo' la rompo, guarda. Torneo. Geopade 17, partecipano, già iniziato tutti, sono sempre l'ultimo. Ragazzi, pompieri. E hanno già iniziato l'altra corsa, dai! Hanno già iniziato l'altra corsa, sono solo in lobby, sono. Ma perché sono sfortunato, come sempre sono. Vai, mi sono beccato in lobby con Joe, allora. Scegliamo la pista reale. Ora se crash, guarda, spacco tutto. Perché sono già crashato 1000 volte. Sono già crashato 6000 volte. Ok? Quindi adesso se io ricrascio, veramente rompo qualcosa. Tra l'altro in questa lobby siamo in 4. In 4. Non credo di arrivare in posizioni alte in questo torneo per vari motivi. Il primo motivo lo sapete già, ovvero che non ho giocato tipo già 3-4 gare del torneo, quindi sono già svantaggiato. E non avendo mai giocato questo torneo ho 0 punti, quindi ma potrei vedere 0 punti. Perché non ho mai giocato il torneo. Ora però iniziamo a giocarlo, che bello, vai. Vediamo un po'. 3, 2, 1, via, vai. Mi stanno superando tutti, ragazzi, ok, vabbè. Vai. Power up, promessa, non mi sono allenato, quindi nel caso perdo, mi allenerò poi nelle prossime live e lo riproverò a fare il torneo. Bene, mi stanno già prendendo tutti, sono molto contento. Ma siamo in un server che ci sono pure parecchi bot, ok. Joe è davanti a me, quindi è terzo, ok. Acceleriamo, voglio riuscire a superarlo. Vai. Acceleriamo che ragazzi lo voglio superare. Dai ragazzi, voglio riuscire a superarlo. Proviamo a tirare un guscio a caso. Ha una bella bomba, sganciata ovviamente da Joe, che bello. Vai. Oi oi, iniziamo bene ragazzi, iniziamo con 6000 cadute. Yeah, vai. E dai, voglio riuscire a battere. E vabbè ragazzi, ma sto laggando pure. Vai, altro power up tattico. Sì, poi c'è anche un meteorite per me. Neanche mi hanno fatto attivare la stellina fra il coso, il razzo che è passato. Poi il fulmine. E io non ho attivato neanche la stellina. Sono sesto. Il bello è che c'ho davanti tutti quanti bot, che gioia. Ma poi ragazzi ormai mi conoscete, no? Lo sapete che io sono scarso ormai a ogni gioco, no? Da quanto lag non sto capendo dove sto andando. Troppo, non si può giocare così. Vai, corri. Ma dai, ma sono finito in mezzo ai bot. Vai, un bel pallottolo Bill. Vai, pigliali tutti, vai. Dai ragazzi, recupero tutti. Proprio qua magari nella curva, no, però vabbè. Vai. Pipistrelli come se non ci fosse un domani, bello. Fungo 1, fungo 2 e fungo 3. 1. Vabbè, e non credo di prenderli ormai, però io tiro lo stesso i gusci. Magari qualcuno prendo. Sono quarto. Bang, bang, bang. No, non ci credo, l'ho rotto. Sì, terzo. Mi becco la terza posizione per questa prima gara di questo torneo, vai. 10 punti, primo Joe con 47, vabbè William con 17, no qua, William con 51, io con 10, va bene. Vai, sono arrivato terzo. Vai, facciamo aeroporto del sole, va, tanto per. Ah, c'è anche il carro Re Barbaro in questa lobby, c'è Re Barbaro ragazzi, il mio... Uno streamer youtuber con cui faccio i video io, a volte. Gli ho scritto quello sfido. Vai, torniamo nella nostra live. Ok. Vai, siamo Pedro, io, Joe, William, Re Barbaro e DJ Disco.
Io ho 10 punti, quindi non sono ultimo. Vabbè, Barbaro ne ha 46 perché ha giocato un botto di partite in questo torneo. Ha fatto 6 volte questo torneo. Ok. 3, 2, 1, via! Stavolta voglio riuscire a vedere se riesco a superare Joe. O comunque se riesco a batterlo in questa gara di Baby Park. Tanto ci sono 7 giri, quindi tutto è possibile, insomma. Non ho preso Joe per mia sfortuna. Ho provato a prenderlo, non ce l'ho fatta. Ok. Prendiamo questo, vai. Un bel gush, funghetto, scusate. Ah, mi hanno preso con il guscio rosso. Te pareva? Vabbè. Vai. E vabbè, ora però iniziate a esagerare. Vai, uno. 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 E basta però, anche a Rebarba lo stanno massacrando. Sì, vabbè, basta però. Non gira, Yoshi è scemo. Dai, almeno Rebarbaro voglio prenderlo. Rebarbaro, togliti. E ti pareva? Non sono riuscito. Sono sesto? Serio? Sono sesto? Dai, voglio arrivare di più in là. Più in là, più in là. Vai! Lotto Deluxe! Lotto Deluxe! Ice Disco, sì! L'ho preso! Quinta posizione! Rebarbaro è arrivato secondo. Wow, vabbè. Facciamo finta di niente. Vabbè, ragazzi, io sono stato preso da 1 miliardo di gusci. 1 miliardo. Ragazzi, siccome Joe se n'è andato, io uscirei dalla lobby e ne cercherei un'altra, perché qualche volta Joe se ne va, quindi andiamo su Joypad17. Tra l'altro scrivetemi qua sotto in chat e anche nei commenti se state vedendo i reupload di questa live. Come? Che vuol dire? Ma? Va bene. Come crashare? Ma perché devo sempre crashare? Ma ragazzi, ma non si può giocare così, dai! Torneo! Geopa 17, partecipa! Ci si farà? Sì! Vai! Yoshi! Hello! Bang! Voglio vedere una cosa, ragazzi. Ora voglio vedere se Joe nella sua live sta giocando. Oppure no, sono spectator e non c'è Joe. Bene. Non c'è Joe, ragazzi. Boh, vabbè, non importa, gioco lo stesso. Mi basta giocare con qualcuno. Non c'è Joe perché lui varia in diverse lobby, non ho capito come mai. C'è Master Sus, Super Manu e vabbè, altri, insomma. Ah, vabbè, hanno finito la gara loro, quindi, yay. Hanno finito la gara. Adesso facciamo lo spectator di questi due che si chiama Master Sus e quell'altro che non ho capito come si chiama. Ah, beh, insomma, facciamo lo spectator di questi due. Hanno finito la gara? Sì. Hanno finito la gara, vai, io scelgo il circuito di Mario. E vabbè, qui si apre una pagina, bello. Ti togli che si apre, io non lo voglio. Vai. Scrivo anch'io ciao, visto che l'hanno scritto tutti. Allora, aspettiamo un attimo perché bisogna vedere quando siamo.
C'è un tizio che il suo mio è pure bellino perché c'ha tipo tutto celeste, c'ha la tuta celeste e gli occhiali celesti, quindi yay, la gioia. Vabbè, qui facciamo una cosa, adesso rimetto la chat della mia live per vedere chi c'è in live. Ah, è entrato anche Joe in questa lobby, ok, siamo con Joe. Non c'era Barbaro sto girato, però c'è Joe. Ok, siamo Fra, Matrix, Fra mi pare che è anche un mio iscritto, se non sbaglio. Pure Master, non lo so. Master mi pare un follower soltanto sul mio canale Twitch, però su YouTube non mi segue. Almeno mi pare, poi boh. Poi non lo so. Comunque, vai. 3, 2, 1, Cittadella Tremarella, vai. Sono le 21 adesso, quindi fra un'ora il torneo finisce, finisce alle 22, quindi fra un'ora finisce. Vabbè, non importa. Comunque c'è ancora un'ora da giocare il torneo, insomma. Vai, siamo quinti, però non ho nessun power-up preso e neanche protezioni, quindi se uno mi colpisce sono fuso, insomma, sono morto. Vabbè, vai. Ah, per mia sfortuna me l'ha predictato Supermano con... Supermano mi ha predictato quel guscio con le banane. Sono dietro di... Ragazzi, sono dietro Joe, sono. E cioè, sono quarto dietro Joe. Non ho preso neanche stavo girato il power-up. Bene, la gioia. Ovviamente vado a sbattere contro tutto, perché sì, sono settimo. Anche Joe sta girata un pochino indietro. Certo, poi ragazzi a me mi sono sempre... vabbè, poi un meteorite, vai, un meteorite. Un bel meteorite è quel che ci vuole. Ma è possibile che mi devono sempre prendere tutti? Ma ce l'ho con... Ce l'ho... Ho fatto qualcosa di male a qualcuno? Cioè, siamo al secondo giro, ho preso adesso il mio primo power-up della gara, ragazzi, rendetevi conto. Vai, siamo davanti a Fra 8. Vai, ciao Alex, Star. Vai, sono crashato, che bello. Crasho sempre, io crasho sempre. Non è possibile però che io debba sempre crashare ogni volta. Così non farò mai un punto se crasho sempre, maiale. Pam pam pam. Tuo nonno morto nel microonde. Devo sempre crashare ogni volta, oh. Ogni volta devo sempre crashare. Sempre. Che connessione di merda. Sempre devo crashare. Sempre. Sono l'unico del server che è crashato. Ci rendiamo conto? L'unico del server, l'unico del server che è crashato. Se io continuo così non piglio manco un punto. Cioè, se ogni partita devo sempre crashare, non piglierò mai un punto, ragazzi. Cioè, mamma mia, devo sempre crashare. Vabbè che sto facendo la live, però, mamma mia, la faccio della live. Vabbè, ora devo. Ora se sono qui se sono al primo giro sto qui da questa lobby. E comunque, invece basta. Sì, vabbè. È una barzelletta, non è iniziato adesso. Chiudo il gioco e lo riapro. Vai, finiamo il gioco e lo riapro. Veloce che Joe ha finito adesso la partita. Voglio vedere se riesco a unirmi nella sua lobby. Voglio far veloce. Allora, siamo rientrati nel gioco. La lobby di Joe mi sa che è pure piena. Vabbè, vediamo se riesco a unirmi. Se poi non mi unisco a me, non mi unisco a un'altra lobby. Basta che ci sia qualcuno che non sia deserta come prima. Allora, no, ho sbagliato. Andiamo su. Torneo. Sarò tornato in questa pagina almeno 6 volte. Perché ovviamente che io crasho sempre la connessione dei cinesi, come ormai ragazzi saprete. Quindi, la gioia. Allora. Non ho idea di dove sia Joe. Se sia... Credo sia sempre in una lobby simile, insomma. Allora, ah, che bello, sono da solo. Ma dai, ma perché sono solo? Non c'è nessuno che dai, ma tutti quanti sono con Joe, è incredibile. Cioè dai, non c'è una lobby che può ospitare me? Cioè, serio, sono da solo? Cioè, vi rendete conto che io mezzo le partite di questo torneo non le sto giocando? Giocherò da solo, che devo fare? Ma comunque non posso giocare da solo, non mi fa partire la gara. Sì, vabbè, però ragazzi, ma così io non piglio un punto, non piglio neanche un punto, così però io ragazzi neanche un punto prendo, neanche uno, perché se continuo a crashare sono entrato in partita e ora devo aspettare che finiscano la partita e altri minuti passano e il torneo alla fine finisce e Matrix avrà preso 10 punti e basta.
Perché sono crashato tipo 6 volte. Perché ho la connessione di schifo. Fra la live che sto facendo, che prendo un bot, eccetera. Guarda. Mo devo aspettare pure. Devo pure aspettare che finiscano la gara. Sono al primo giro, sono. Così io finisco domani. Non prendo. Arrivo alla fine torneo che sono neanche a 20 punti. Ma dai, però. Non voglio arrivare. Cioè, se non sono neanche ventesimo, non compaio nemmeno nella classifica. Cioè, vi rendete conto? A parte, a proposito, com'è la classifica? Fatemi vedere la classifica mentre aspettiamo che Joe finisce il... Vedo la classifica. Cioè, io ho 18 punti, quindi quanto sarei? Ah, sono 15esimo, per ora. E Re Barbaro è... terzo. E Joe quanto è, Joe? Joe? Ah, Joe è sesto. A pari merito con Supermano. 55 punti. Accidenti ragazzi, Re Barbaro quasi 100. Si è allenato parecchio, lo sapevo. Comunque, sono quasi al terzo giro, quindi muoviamoci perché poi voglio giocare. Se no veramente non c'è verso. Vabbè, oh ragazzi, a me va bene. A parte che io ho 18 punti, non so come li ho fatti questi 18 punti, però vabbè. Oh, i punti sono facili però da fare, ragazzi. Ho fatto due gare, sono 20 punti, wow. Primo, Monic Sam, 91 punti, ok. Ce n'ha quasi 100, il primo. Vabbè, di sicuro arriveremo a fine torneo che il primo ne avrà tipo quasi 200 di punti, probabile, come ogni volta, quasi. Vabbè, aspettiamo finiscano la gara, che tanto l'hanno quasi finita, nel senso, non è che manchi tanto. Vediamo quanto manca. Ah, sono al terzo giro, quasi alla fine, quindi... Poi c'è Ramo con 75, Re Barbaro terzo con 73. Re Barbaro, vediamo come va in questa gara, se no supera addirittura e va secondo in classifica. Vabbè, ma perché lui inizia prima... Cioè, quando Joe avvia la live sono le 20:30 in punto, ma lui non inizia subito. Si mette tipo a salutare la chat e poi inizia. Le barbe iniziano subito. Intanto, vabbè, stanno giocando questo torneo 17 persone, pensavo di più. Ok. Neanche 20 persone. Ah, oh, ok. Vabbè. È finita la gara, Joe è arrivato in fondo, è arrivato tipo... Ah, ottavo è arrivato. Mi sa che non ha preso neanche un punto sta partita Joe. Vediamo la sua classifica, poi entro in lobby perché voglio entrare. Ah, è arrivato ottavo. A 60 punti. Non ho visto quanto è arrivato Re Barbaro, vabbè. Provo ad unirmi. Vediamo se mi riesco ad unire. Ora 6 anni per caricare. Oi, oi. Ma che connessione, dai, per favore, forza, vai, per favore. E ora non parte. Rompo qualcosa? Rompiamo qualcosa? Non parte la gara e si è verificato un errore di comunicazione. Tuo nonno è morto oggi. E domani si terranno i funerali. Oh. Non si può giocare così. Quelli tra un po' iniziano la gara. No, che fai? No. Hanno iniziato la gara, non ci voglio credere. Dai, hanno iniziato la gara! Io gioco da solo, mi rifiuto, gioco da solo, non me ne frega niente. Così ragazzi la piglio in tasca e non gioco più una partita. Giocherò da solo, che devo fare? Boh, bello, gioco da solo, bello. Hanno iniziato la gara e non ci voglio credere, sono le 9:10, dai, ma perché la vita? Proviamo ora a entrare. Magari c'è qualcuno perché avevo visto che erano entrate delle persone. Sperando che non abbiano avviato la partita, se no io sono veramente adesso da solo. Attendi, oh, se c'è qualcuno a vedere i miss, ma una vannotta che è una mod di Joe. Poi c'è Re Barbaro, io e dice disco. Se non ho visto male i miss, quindi siamo in 4. Tutti gli altri sono a giocare con nella lobby di Joe. Pa 17, bene. Vabbè, me ne farò una ragione. Se l'altro siamo a 35 follower, 5 follower e 40. Wow, va bene. E ok. Aspettiamo ora che si avvii la partita. Io ho scelto Renex Herbike. A proposito, cambio personaggio. Metto Rebu. Che non ho tipo usato mai. È uno dei personaggi che ho usato meno. Quindi lo metto e basta. Ora aspettiamo che inizi la partita. Manca da scegliere soltanto Vannotta. Ora se crash di nuovo, guarda. Non avete idea di cosa faccio. Veramente. Oh, Vannotta ha scelto. Ora si dovrebbe cosare. 9. Ho
cosa mette il timer? Oh. Allora, soltanto Re Barbaro ha scelto il deserto, gli altri... Ma perché hai scelto il deserto, Re Barbaro? Perché? Ora se esce il deserto. Sì, arena, vai. Arena, arena. Una delle mie piste preferite e anche una delle piste credo più facili. Siamo in 4, Re Barbaro, dice disco, Vannotta e io. Bene. Va bene. Vediamo se riesco a battere, visto che siamo soltanto 4, diciamo, persone reali. Ok, ora si corre. Ciao, Tom14, ciao. Te sei nuovo, Tom14, ho visto che hai lasciato il follow ieri, ciao. Grazie mille del follow. Sei il 35esimo follower del canale. Allora, vai, andiamo. Sì, lascia stare, io non sono neanche con Joe, Tom14, quindi lascia stare, fai prima. Non sono neanche con Joe in lobby. E sono riuscito a essere ultimo dei giocatori del Reali. Vabbè, anche Re Barba non è che sia tanto in alto, però. Bang. Fiammella a caso, voglio prendere tutti, guarda. Bang. 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 Vai. Comunque. Banana tattica. Vai, lanciamola. Tanto questi qua che ho dietro credo siano tutti quanti bot. Non c'è nessuno vero, diciamo. Sono quarto. Ok. Vai. Bang. Con la piantina magari possiamo cercare di fare qualcosa. Aiuto. Bang. Dai che con un po' di potassio ce la fai. Spero di farcela, Tom14. Almeno così. A parte che vabbè sono quarto quindi mi va bene. Perché comunque sono in zona punti tantissimo. Quindi yay. Sono quasi a 20 punti. Quindi in teoria se vinco, se arrivo quarto dovrei prendermi... un bel po' di punti. E arrivare quasi a 30, quindi yay. Più vado in là, meglio è. Almeno arrivo tanto in alto nella classifica. Non credo di riuscire ad arrivare sul podio, purtroppo. Però comunque almeno più vado in alto, meglio è. Vai, bang. Aia. Poi mi bombardano sempre. Oppure i bot mi bombardano. Mamma mia. Poi mi danno power up inutili, il polpo. Oh... Che bello, vai. Vai, quinto. Non sono riuscito a recuperare manco quelli. Vabbè, non importa. Power up. Vai. Non riesco a recuperare Linkling Girl. Mi posiziono quarto posto. Per un pelo superavo Linkling Linkling Femmina. A Vannotta decima. Poi vabbè, Re Barbaro secondo. Ma come cavolo fa? C'ho 27 punti. Sono quasi a 30, ok. Bene, 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 bene. Quasi 30 punti per il caro Matrix. Bene. Allora, stadio Mario Kart, vai. Ah, c'ho la corona Re Barbaro perché a quanto pare... Oddio, io forse esco dalla lobby perché c'è Joe che... mi sa che ha finito la gara, quindi voglio provare ad entrare da Joe. Con... magari gioco, riesco a giocare con lui. Quindi sì, mi sa che... Ok, spectator o... no, è spectator, Joe. Vediamo se... che lobby mi trova. Se mi trova qualche lobby, soprattutto. Perché non è detto mi trovi la lobby. Ah, beh, non mi ha trovato niente. Comunque, ragazzi, sarò... io non so quante volte sono crashato, ma almeno 5 o 6 sicuro, perché veramente la mia connessione fa veramente schifo. E credo di essere l'unico in tutto il torneo a essere crashato così tante volte. Vabbè che sto facendo la live, però... ogni cosa ha un'eccezione, eh. Che cavolo. Vediamo se mi trova una lobby. Magari quella che sta. Quella lì che sta aspettando giù. Vediamo. Ah no, un ramo e semi power. Ah, semi power ha 12 punti. Quindi presumo sia. Diciamo uno nuovo che è entrato da poco. E invece ramo ne ha 102. Vabbè, anche le barbe mi pare ne ha 100 qualcosa. Ma non importa. Io ne ho. Ne ho quasi 30. Sì. Va bene. Non uscire. Vabbè, siamo in due, ragazzi. Ma che voglio giocare? Cioè, non ha tanto senso giocare in due. Però, Joe, fammi vedere se Joe Pa 17 ha fatto. Ha finito di spectare. Se no, sto in questa, lobby. Se sta già giocando. Ah, no, sta ancora aspettando.
Allora esco e guardo quello, vediamo se riesco a entrare nella sua lobby che sta aspettando. Uno in chat ha già chiesto a che difficoltà hai messo la CPU. In effetti, credo normale, perché mi pare di aver letto normale nelle informazioni del torneo, però comunque non si sa mai. Credo però normale, sì. Oh, vai, un po' più di gente. Sì, ma comunque non riesco a beccare, ragazzi, la lobby di giù, è incredibile. Sì, vabbè, io esco, non c'è nessuno. Aspetto che finisca, ragazzi, giù. E tanto di aspettare, tanto sono quasi al terzo giro. Così poi mi metto a provare a entrare nella sua lobby. Poi se non riesco a entrarci, amen. Sono al terzo giro e ultimo, vediamo. Intanto ragazzi, ciao a tutti quanti, benvenuti in live, se siete nuovi mi raccomando. Se volete giocare il torneo, soprattutto il codice lo trovate qua sopra in alto, oppure basta che andate nella live su Twitch di Giopa17 e anche lui dà il codice, insomma. O comunque il codice c'è anche qui. Alcuni dei livelli di Super Mario Maker 2 che ti ho mandato su Discord sono praticamente impossibili da completare. Se non li riuscirò a completare, ovviamente io proverò a completarli, ma se poi tipo non c'è verso, allora non li finirò. Però comunque sappi che non sono forte a nessun gioco io. A ogni gioco io sempre mi nervosisco, perché comunque non è che sia tanto questo forte. Capito Tom 14? Comunque te dovresti essere Tommy Play, se non ricordo male, perché su Discord ti chiamavi così, quindi sì. Allora, vediamo se giù ha finito. Ragazzi, ogni tanto vado in live da giù per vedere se ha finito il dispettare, quindi scusatemi se ogni tanto non leggo la chat. Questo è il motivo. Vediamo. Forse ha finito, ha finito. Veloce, 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 veloce. È il lobby. C'è Master Sus, c'è lui, ci sono tante persone. Vai, vai, vai. C'è un Phantom 24. Vediamo se riesco a entrare. Attendi. Oh, sono in lobby con Joe. Che bello, vai. Deserto di Tartosso. No, perché? Era meglio la pista arcobaleno. Perché io ho fatto questa cavolata di scegliere il deserto di Tartosso? Beh, sono un pochino scemo, sì, dai. Spero esca la pista, perché il deserto di Tartosso lo odio. Se esce mi arrabbio con me stesso. Mi arrabbio con me stesso, lo sapevo. Siamo in parecchi e credo di essere quello più indietro di punti. 27? No. Cioè, quello con 22, quindi sono, sì, non sono quello più indietro. Addirittura c'è un americano che è in un torneo di un italiano, cioè di Coppa 17. Non so come sia possibile, ma è vero, va bene. Iniziamo quest'altra corsa. 3, 2, 1, via. Attenzione a questo. Vai, iniziamo bene, ragazzi. Ma perché mi devono sempre prendere? Ogni singola persona mi deve sempre colpire. Ragazzi, è incredibile. Sono decimo. Alla fine va a finire che in questa gara rischio di perdere punti. Speriamo di no, ma ne dubito. Io ci provo a non perderli. Poi, amen. Vai. Bang, vai. Sono settimo. Vediamo se riesco a fare qualcosa, anche perché sono uno, credo, dei giocatori più vecchi di Mario Kart 8 Deluxe, visto che ci gioco da 2017, quindi ormai. Gio, se mi prendi col guscio ti ammazzo. Ok, bravo, non mi ha preso. Ah, mi ha preso però Monic Sam. Credo sia stato Monic Sam, ma credo proprio di sì, però. Sappi, Monic Sam, che mi vendicherò di questo guscio. Vai, stellina. Sono le 21:20. Tra quasi mezz'ora il torneo finisce. Wow. Aiuto, sto andando fuori. Vai, un bel pallottolo. È quel che ci vuole. Perché mi hai fatto fare il giro lungo? Vabbè, non lo so. Dai, sono sesto. Questa pista, ragazzi, non è delle mie. Non mi piace. Sta pista per niente. Non so neanche io perché l'ho scelta. Sta pista proprio, ragazzi, zero. Io ci provo, ma zero, sono nono infatti. Ah, Tommy Play, sei entrato su Mario Kart, eh? Vuoi sfidarmi? Va bene, accetto la sfida, vai. Se mi vuoi sfidare, accetto la sfida, anche se sono parecchio non fortissimo, perché comunque ogni 3x2 mi pigliano con qualcosa, però vabbè, cercherò di fare il più possibile perché riesca, insomma.
Vai, ho preso quello doppio e ci sono riuscito. Qua sbanno sempre, io non so perché. Vai. Togliti, Master Sus, togliti. C'è giù. Levatevi tutti. Mettimi giga, levatevi tutti. Dai, sono quinto, dai, sono quinto, dai, sono quinto. Non ci credo. Ma perché ho preso quello? Vabbè, mi superano tutti. Oh, ottavo. Mi sa che non prendo punti sta girata. Mi sa che non prendo punti. Poi se ne prendo uno, prova a entrare. Ok, devi avere soltanto l'abbonamento all'interno Switch Online. Poi non serve nient'altro di requisiti, eh. Il torneo è aperto a tutti, credo. Poi comunque se mai passa il live da giù, glielo chiedi te. Comunque, credo sia aperto a tutti. Ah no, 5 punti. 32. Ah, Joe, sono arrivato dietro Joe. Sì, vabbè, Joe, ragazzi, mi ha superato alla fine. Vabbè. Dettagli, perché sono andato sulla sabbia. Comunque una pista di schifo è uscita. Comunque era meglio uscire un'altra pista. Stavolta arena, dai. Una bella arena, Xerbe, che è quel che ci vuole, dai. Tra l'altro Barbara non è in questa lobby, strano. Vabbè, hanno scelto tutti quanti arena. Quindi vediamo se riusciremo a combinare qualcosina di interessante. Ok, sta caricando, vediamo qua. Molto probabilmente, allora, due soltanto hanno scelto casuali e il resto arena Xerbike. Tra cui anche Joe ha scelto arena Xerbike. Il mio e quello di Joe sono molto uguali, simili insomma. Lobby quasi piena tranne Todd. E c'è Phantom 23 che è americano e gioca un torneo di soltanto italiani. Ok, va bene. Comunque il codice del torneo lo trovate, ragazzi. Tom, trovi il codice del torneo qua sopra in alto scritto. Oppure passa in live da Joe e lo copi da lui. Comunque l'ho messo qua sopra in alto apposta per quelli che magari vengono nella mia live e vogliono giocare il torneo. Così che basta che lo copiate da qua sopra in alto e basta. Codice del torneo, comunque lo ripeto, 5147 6049 2587. Fine, questo qua è il torneo del il codice del torneo per poter giocare, insomma. Allora, vai. Attenzione, vai. Vai così. Bang. Sta andando tutto quanto storto. Vabbè, bang. Sono ottavo, incredibile. C'ho davanti un botto di gente. Alex, c'ho Alex Star, che è sempre uno di quelli che è vicino a me. Ora non lo posso neanche superare perché c'ha il guscio. Vabbè, ora l'ha tolto, posso superarlo. Vai. Vai, piglia tutti, piglia, vai. Preso Alex, sono quinto. C'ho DJ Disco. DJ Disco è impossibile da superare, è troppo forte. Master Sus. Va bene. Master Sus, aiuto. Vai. Bang. Uno. Due. Vai. Ovviamente mi prendono sempre con questi bellissimi amici gusci rossi. Sono, no, ero sesto tipo. O quinto, una cosa del genere. Ero parecchio. Stavo andando bene, ma ovviamente mi prendono sempre con i gusci. Che bello. Vai. Uno. Due. Tre. Ora voglio prendere gioco al guscio. Gioco ti piglio, mi dispiace. Scusami. Se mi odierai. Ma è un torneo e questo è. Devo combattere contro tutti. Sono quinto, vediamo se riesco a fare qualcosa di bello nell'ultimo giro. Non crasharmi ora che rompo tutto, ok. Un funghetto. Un altro funghetto, vai. Sono quinto. Ci sono un botto di Mario in questa gara. Tra cui uno forse anche crashato perché è fermo. Che bello. E arrivo quinto, ragazzi, arrivo quinto. Però sono mezzo crashato. Sono entrato nella tua lobby ma sono spettatore. Sì, ma mi sa che, ragazzi, che sono crashato perché sono... Ok. Più 8 punti per me e Joe è arrivato undicesimo. 40 punti sono, ok. Ok, adesso Tom dovresti poterti giocare, visto che comunque la lobby, cioè la partita è finita, quindi in teoria dovresti poter giocare. Comunque Tom, ti avverto che Joe è uscito, Joe, ragazzi, è uscito, vediamo se riesco. Vabbè, io gioco lo stesso anche se non c'è Joe, è uguale. Non c'ho voglia, sinceramente, di spectare un'altra lobby. Quindi facciamo che gioco.
Ah, giù è solamente, è solo Core Barbaro, che bello. Ma giochiamo, siamo in 3, Matrix, Mi Power, Tommy Play. Ah, ci sei te, Tommy, ok. Ah, Tommy Play, 0 punti hai, eh. Vabbè, io sono entrato in 5 gare, ho fatto 40 punti, quindi per farti capire che non è difficilissimo fare i punti. Vai, adesso Tommy Play, ci sfidiamo? Cioè, va bene, tanto... Vai, Tommy Play, sfidiamoci, vediamo chi riesce a fare meglio. Se già ho partito a razzo, vabbè, rip. Sono terzo... Da una parte è meglio giocare non con tanta gente, così prendi più punti, perché magari, che ne so, in questo caso tipo siamo in 3 basta di persone reali. Poi il resto sono tutti quanti bot, almeno arriviamo in buone posizioni. Sono primo, vai. E c'è Simi Power che mi ruba la prima posizione e sono secondo, vai. Bang. Seconda posizione per me, anche perché essendo che non siamo tanti, almeno così la gente... non tira troppi gusci, visto che comunque i bot non è che ne tirano così tanti, non sono così intelligentoni. Ho provato a tirare il guscio a Simi Power, non ci sono riuscito. Ora le protezioni, ah, che bello. Vabbè, non importa, vai. Cerchiamo di fare qualcosa di buono. Siamo secondo giro, vai. Sta arrivando il guscio blu, mi preparo per schivarlo. Vai, passa, perfetto. Accidenti, ragazzi. No! Ha fatto buggare il guscio blu, perché, ragazzi, per chi non lo sapesse, in questo circuito, che è il circuito della valle di Yoshi, il guscio blu si può buggare e fare il giro tipo 1000 volte. Quindi sì, il guscio blu si è ufficialmente buggato. Vai, spero non colpisca me, insomma, visto che non sono io il primo. Vai. Fantasma. Uè, non sono neanche con la scossa. Che bello. Sono secondo, il primo non ho capito dove cavolo è. Boh, vabbè. Guscio rosso. Ah, il primo è Toadette, credo. È Simi Power che ha Toadette. Molto probabile sì. Ultimo giro, sono secondo davanti a Toadette, che è prima, che molto, mi pare si chiamasse Simi Power, quello lì primo. Una cosa del genere, sì. Attenzione che... Vai, un bel guscio rosso. Io gli continuo a tirare, poi... Ok, dovrei riuscire a prendere Simi Power. L'ho preso? No, non l'ho preso. Questo qua, ragazzi, questo Simi Power ha sempre le protezioni, incredibile. Vabbè, guscio rosso. Ma poi lo prendo, Mo lo piglio, basta. Ha rotto. Oh, finalmente l'ho preso. Vai, dammi qualcosa di buono. Un altro guscio rosso. E che fai, lo butti? Vai, vediamo se riesco ad arrivare primo. Ragazzi, arrivo primo. Questa è la prima vittoria che faccio in questo torneo, incredibile. Prima posizione per me. E in teoria dovrebbero essere 15 punti, quindi vado a 50. Perché sono a 40. 55 punti. Wow, ragazzi, sono alzato tantissimo. Sono alzato, ragazzi, tantissimo. Prima posizione. Non so neanche io come ho fatto, non me lo chiedete. Comunque, primo. Allora, ora voglio vedere Joe se ha finito la partita, così magari provo ad unirmi da lui. Ok, ha finito la partita, quindi provo a unirmi da Joe, sperando di riuscire a unirmi nel caso Amen, anche se la sua lobby è abbastanza piena. Mi sa che non ci riesco. Poi ci mette 6 anni per caricare. Sì, vabbè, ragazzi, 6 anni per caricare, ormai hanno bello scelto. Ci vuole 6 anni per caricare. Allora, aspettiamo di entrare. Partecipiamo al torneo di Giopa 17. Mettiamo sempre il Boo. Oh, ragazzi, il Boo porta fortuna. Quindi, sì. Mi sa che sono rimasto da solo, perché credo che nella lobby dove ero prima io hanno già avviato la partita, in quell'altra di Gio pure. Quindi, mi sa che sono rimasto da solo. Che bello. Il problema è che da solo non si può giocare. Sono Spect di Ramo, William e Master Sus. Un'altra lobby, ok. Va bene. Sono Spect, quindi spectiamo, come si suol dire.
Sono al primo giro purtroppo. E volevo vedere una cosa. Volevo vedere se sono nella lobby di Geopad. Ah, Tom. Allora, Tommy Play, adesso vengo, eh. E mi si è spento il telefono. Non posso vedere dove è Gio. Vabbè, cerchiamo comunque dopo di provare a venire. Ragazzi, allora, sono al secondo giro, quindi aspettiamo. Nel caso poi non ci sia Gio in questa lobby, proverò a quittare sperando di riuscire a trovarlo, altrimenti mi arrangerò. Purtroppo questo è il torneo, nel senso che non è che si può sempre trovare Gio in tutte quante le partite, purtroppo. Tra l'altro stanno continuando. Sono quasi all'ultimo giro. Ecco qua, allora ragazzi, adesso fatemi vedere a che punto è Gio. Ah, Gio sta facendo la gara. Sono all'ultimo giro, Gio. Allora forse riesco ad andare da loro. Mi sa di sì. Mi sa, ragazzi, che sono all'ultimo giro. Quindi vediamo se riesco a fare qualcosa di interessante. Allora, sono all'ultimo giro qua. C'è Donkey Kong, tra l'altro, sto aspettando. No, da giù hanno finito ora. Vediamo se riesco a entrare nella lobby di Joe. Nel caso poi, boh, entrerò in un'altra lobby se non lo trovo. Aspettate, sono nella lobby di Joe? Ah no. Quitto, ragazzi, perché non sono nella lobby di Joe. Voglio entrare nella sua. Quindi vai, Joe, pa 17, partecipa. Sì. Vai, King, il Reboot. Non sono nella lobby di Joe. Vai, ci devo riuscire a entrare. Andiamo di nuovo sul torneo. Gioca 17. Partecipa, vai. Partecipare, sì. Reboot. Bang. Sono le 21:33. Ma fra 30 minuti circa il torneo finisce. Perché finisce alle 22. Quindi fra mezz'ora finisce. Sono le 21:33. Sono le 9:30. Alle 22 finisce. Quindi mezz'ora. Vediamo se riesco a unirmi a Joe. Ciao, TV Lorefire. Ciao. Grazie per essere passato in live. Se vuoi giocare anche te al torneo, ah. Sono spettatore. C'è anche Re Barbaro. C'è DJ Disco. C'è Tommy Play. Anche c'è Lighting. Ah, c'è un botto di persone. Ah, c'è Joe pure. Sapete qual è il bello? Che sono spettatore. Perché hanno avviato e non hanno fatto in tempo entrare. Poi c'è, vabbè, uno che è americano che si chiama Shade. Addirittura mi sa che hanno appena iniziato la corsa. Sì, l'hanno appena iniziata. Pure. Ragazzi, c'ho quasi 60 punti. C'ho 60 punti circa, più o meno, sì. Mi pare di sì. Ah, spettatore di Re Barbaro, che è secondo con Morton. Mi pare si chiami Morton questo personaggio, sì, mi pare di sì. Tra l'altro mi sa che anch'io dopo cambio personaggio, nonostante il Reboot comunque mi ha fatto vincere, mi ha fatto arrivare spesso in alto e mi ha fatto anche vincere una gara, sono arrivato primo. Vi ricordo che per giocare questo torneo di Chopa 17 basta ovviamente avere il gioco, ovvero Mario Kart 8 Deluxe, dovete avere l'abbonamento a Nintendo Switch Online. Se avete tutte e due queste cose, ovvero il gioco e l'abbonamento a Nintendo Switch Online, quindi potete giocare online su Mario Kart 8 Deluxe, basta che andate sull'opzione giocare online, torneo e mettete il codice di questo torneo e poi vi farà partecipare al torneo di Chopa 17. Vi ricordo che alle 22 in punto il torneo finisce, quindi si chiude definitivamente. Vedremo poi la classifica finale. Ovvero, fra 25 minuti il torneo finisce perché sono le 21:35. Alle 22 in punto si chiude il torneo. Non posso giocare il torneo, purtroppo. Ah, vabbè, non importa. Ma perché non hai il gioco? Non hai la Switch Online? Cos'è che non hai? O non hai tutte e due? Non lo so. Perché se non hai la Switch Online, se vuoi posso metterti. Posso.
metterti il link in chat per acquistarlo, così poi puoi venire. Non ho online. Allora vuoi che ti metto il link in chat di Instant Gaming per acquistarlo in digitale, così appena lo acquisti ti tira subito il codice Instant Gaming e così poi lo metti e già puoi venire. Vabbè, se mai te lo metto dopo, perché ora voglio. Non posso, perché sennò mi muore tutta la live, perché devo andare su Google, mettere il link, eccetera. Quindi, se mai, se ti interessa entrare nel mio server Discord, basta che digiti il comando in chat, punto esclamativo Discord. E se digiti comunque il comando in chat, punto esclamativo Discord, potrai entrare nel mio server Discord e appunto. Qua hanno finito, sì, hanno finito, che bello, la gioia. No, no, grazie, non importa, va bene, come vuoi. Se fossi interessato, comunque, se vuoi entrare nel mio server Discord, comunque ti ho detto come fare, insomma. Allora, siamo con la lobby con Re Barbaro, Joe, un botto di gente, c'è anche DJ Disco, Laguna, perché se esce Autostrada di Todd, ragazzi, ho fatto schifo. Non ti ho visto perché spectavo Re Barbaro, perché manco mi ero accorto di spectarlo. Vabbè, comunque adesso Tommy Play ci sfidiamo, visto che con Tom 14 ci sfidiamo, visto che comunque Tom 14 ci sfidiamo adesso, perché comunque siamo in lobby. Tra l'altro, questa lobby di Joe è piena, cioè siamo, credo, lobby completa. A quanto pare DJ Disco e Barbaro sono arrabbiati perché dicono non vale, quindi credo che l'abbiano straperso. Vabbè, non importa. Comunque, ragazzi, io ho scelto Laguna, la maggior parte ha scelto Vulcano Brontolone. Poi 4 casuali e 1 autostrada di Todd. La gioia. Se esce autostrada di Todd, io rompo qualcosa. Ah, è uscito il vulcano di Bowser. Ok. Vulcano di Bowser, sì. Siamo in tantissimi. Gioppa 17, Re Barbaro. Supermano, Lightning, che tra l'altro è un'amica di Joe. Tommy Play, dice Disco e io, vai. Io ho il rebook che mi sono scordato di togliere, non importa. Allora, tra l'altro, su Instant Gaming l'abbonamento a Switch Online da 12 mesi, ovvero da un anno, costa scontato, costa 19, 17 qualcosa, quindi è pure scontato, perché sennò costerebbe 20 euro, o anche di più forse, quindi è scontato. Se vi interessa, voi della chat vi mando il link poi dopo. Allora, ovviamente vi ricordo che i link mi sono affiliati, quindi se acquisterete i miei link di Instant Gaming mi supporterete gratuitamente il canale. Sono crashato. Sono crashato, ti pareva. Io entro nelle lobby di Joe e io crasho e mi fermo. Ed è lavoro. Oh, ogni volta che entro nella lobby di Joe, io crasho. Maledizione, oh. Non c'è verso. Come cavolo si fa? Ogni volta devo crashare, oh, è la maledizione. È la maledizione. La maledizione. Io non so cosa devo dire. Credo sia una maledizione, ragazzi, perché io ora non so neanche in che lobby andrò a finire, visto che con tutti quanti stanno giocando con Joe. È in una lobby da solo, bella, bella, bella. A sto punto andiamo da Joe e aspettiamo finisca, visto che io sono crashato di nuovo. Io crasho sempre. Sono al secondo giro loro. Sì, però ragazzi, così io perdo punti. La classifica, come sono in classifica? Non ho neanche visto. Sono. Vabbè, secondo Re Barbaro con 171. Re Barbaro sta andando benissimo in questo torneo. Quanto sono io? Sono. Io ho una sessantina. Ma non ci sono, what? Ah, sono sedicesimo. Con 55 punti. No, ragazzi, almeno a 70 bar 80 voglio arrivare. Cioè, ci sono ancora 20 minuti di tempo, perché il torneo alle 22 finisce. Quindi ancora 20 minuti ci sono. Non mi interessa più di essere con Joe. Non con Joe in lobby. Voglio almeno arrivare a 80 punti, perché se no sono troppo in giù con la classifica. Re Barbaro è secondo, eh. Vabbè che gioca su questo torneo mille volte, però. Poi perché non ho capito perché lo fa ogni domenica il torneo. Cioè, non potrebbe non farlo ogni domenica e farlo altri giorni. Vabbè. Comunque, ragazzi, aspettiamo che Joe finisca.
Adesso vado un attimo a vedere la sua live, così poi andiamo a giocare con. Proviamo a entrare a giocare con lui, visto che hanno comunque finito la partita e Joe è arrivato settimo. Quindi anche lui ha fatto un pochino schifo in questa gara. Va bene. Poi ragazzi mandano mille gusci. Rabarbaro quinto. Wow. Rabarbaro. Non ha mai fatto chissà cosa, ora, oggi è quasi prima nel torneo. Wow. Primo. Ah, tra l'altro di poco, perché il primo ha 174 e il secondo che era Barbaro c'ha 171, mi pare. Allora adesso andiamo su Partecipa e vediamo se riesco a incontrare Joe nella lobby. Nel caso non lo riesca ad incontrare, amen. Ok, io metto Bowser e così come va, vai. Bowser con la nostra moto e let's go, vai. Parco acquatico, ma perché sono solo? Non mi torna sta cosa. Perché sono sempre solo? Sono solo. Non mi trovo le lobby. Non capisco. Non mi trovo, ragazzi, le lobby. Sono sempre solo. Partecipa. Sì. Allora vai, Bowser. Bang. E sono solo. Perché sono solo? Ma che se ne sono andati tutti? Che hanno già smesso di giocare queste persone? Quanto sono? Quanta gente c'è nel torneo? Fammi vedere. Torneo. Siamo addirittura di più. Siamo in 23. Non è possibile. Sono solo in lobby. Non mi trovo le lobby. Non c'è connessione. Non so che devo dire, ragazzi. Boh. Bang. Sono solo. Vabbè, boh. Ci chiamano da soli. Che vi devo dire? Sono solo. Che bello. Sono solo se qualcuno che sta guardando questa live vuole unirsi a me. Perché io sono un ragazzo solo, sono l'uomo solitario. Può unirsi. Tantissime botte a questo microfono. Sì, però ragazzi, non se ne esce nessuno. Io devo per forza quittare. Come fa? Ah, si era unito ora uno. Bello. Vai. Ho capito che dopo un po' si unisce qualcuno, quindi aspettiamo e vediamo se dopo un po' qualcuno si unisce. Che vi devo dire? Cittadella, Tremarella, Terra del Formaggio, Tuberinto, Tuberinto. Certo che veramente sono solo spaesato, però vabbè. Allora, intanto le Barbaro in che lobby è, scusami. Mi scusi, manco mi carica la live. Ah, è in una lobby diversa. Va bene. Io invece sono solo, soletto, in una lobby a caso. Certo, ragazzi, mancano 15 minuti alla fine del torneo. Se continuo così, ragazzi, non piglio più punti io. Sono crashato 1000 volte. Sono solo in lobby, non c'è nessuno perché tutti quanti hanno avviato ormai la cara vecchia partita. Allora, andiamo su torneo. Joepad 17 partecipa. Ma mi sa che ormai tutte quante le lobby hanno già avviato perché. Però potrebbe farmi fare lo spectator. Cioè, neanche lo spectator mi fa fare. Non capisco perché. Ah, nella lobby di gioco hanno finito. Ma sono sempre solo. O il gioco vuole farmi stare da solo. Che vi devo dire? Hanno finito, ragione. Hanno finito. Vai, vai, vai. Fammi entrare. Partecipa. Sì. Bowser, scelgo Bowser, questo è il set. Ricerca giocatori, vediamo. Ah, Joe ha messo Waluigi. Ah, lo spectator, che bello, ma secondo te fa lo spectator io, a parte. Veloce, 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 veloce,
Piglio in tasca. Non mi interessa l'animazione di Mario Kart. Veloce. Dai ragazzi, se non gioco neanche questa partita, io non gioco più. E vaffan. Non gioco neanche questa partita. Non gioco, lo sapevo. Non gioco neanche. No, alla fine, ragazzi, va a finire che non gioco neanche questa. E alla fine io non gioco più nessuna. Torneo. Gioca 17. Partecipa. Così. Personaggio. Waluigi. Moto questa, vai. Ora spero che almeno una lobby di Spectator me la dia. Magari non quella di gioco che stanno iniziando ora, perché sennò sarebbe una barzelletta. Se è quella di gioco, guarda. Oh, non è quella di gioco. È normale che il Rebarbaro c'ha 194 punti. Non crasha mai. La maggior parte è normale da un botto di punti. Perché la gente non crasha mai come me, che io crasho sempre. Trovo sempre le lobby. Io non trovo mai le lobby. Crasho mille volte. È normale, ragazzi. Cioè, è logico che ci volesse fare. Io crasho sempre. Crasho. Sarò crashato 7 volte, 6 volte. Sto aspettando Re Barbaro, terzo. Cioè, mancano quasi 10 minuti alla fine del torneo. Minimo mi rientra di fare due gare, non di più. E dipende come vanno. In teoria dovrei arrivare massimo. Ah, boh. Massimo arrivo a 80 punti, ma non di più. Neanche a 100 punti arrivo, vabbè. Amen, che vi devo dire. Poi ho anche avviato la live di, ho iniziato a giocare il torneo tipo quando era già iniziato da 15 minuti, perché fra Capture Card si scollega, fra che ci sto tanto per avviare la live. Io, ragazzi, non ho ancora finito la scena, perché stavo scenando quando è iniziato il torneo, quindi mi è toccato stoppare la scena, perché il torneo in teoria Gio dovrebbe farlo iniziare alle 9, le 9 sarebbe perfetto. Cioè alle 8 e mezza, ragazzi, io alle 8 e mezza di solito sceno. Cioè, questo vuol dire che io non devo scenare. Cioè, che vuol dire? Cioè, e Barbara è terzo. Quello si fa i punti. Tra un po' 200 punti c'ha. Cioè, ragazzi, sta andando benissimo. Quando non ci sono io va uno schifo. Quando ci sono io va benissimo. Vabbè, boh. Tra l'altro corrono il Monte Wario, una delle mie gare preferite. Vabbè. Terzo è Barbaro. Allora, Dolce Dolce Canyon. Non sono in lobby con Joe, sono il, cioè, però c'è il Barbaro, ok. Ho scelto Dolce Dolce Canyon. Re Barbaro è forte, sì, un pochino sì. Cioè, in realtà ora, perché di solito arriva sempre massimo a 110 punti, 114. Ora c'è una 200, tipo, però vabbè. Ora è forte. Di solito non è che faccia, cioè, fa sì. Però non è che... Io, sai, la prima volta gioco il torneo di gioco, quindi... Ora domenica prossima, se me lo riporto. Adesso ci penso, però. Ok. Vai. Adesso. Aspettiamo, perché dobbiamo... Si sta scegliendo il circuito adesso, ragazzi. Se io in questa gara spero di non crashare, altrimenti veramente sono le 21.49. Credo che fa... Cioè... Io sto facendo molte partite con Joe. Lo so, ma io Joe non lo riesco a beccare. Quindi per non giocare, per giocarmi qualche partita, me la gioco con gente anche che non sia Joe. Tra l'altro ci sono due americani in questo torneo. Vabbè, lasciamo perdere, va. No, addirittura Joe ha fan americani. Proprio internazionale. 2, 1, vai. Ora si apre la finestra, schifosa. Oia, oia. E si riapre. Tuo nonno. Chiudi sta finestra, sono decimo. Ora per colpa di questa cosa sono decimo. Vai. Oi oi, ragazzi, non ci si può neanche grattare la fronte. Non ci si può neanche grattare la fronte. Vai. Vabbè, ho fatto schifo perché fra il telefono mi si collega a questo computer, che tanto passa 5 secondi, il telefono si spenge, però vabbè. Vai. Qua c'è un americano, cioè, vabbè.
Ma come si fa ad andare fuori? Dai, però, la sfiga nelle vene. Io ti sto guardando in modalità spettatore. Ah, ok, sì, vabbè. Tommy Play, Tom 14, meglio non mi guardi. Sto facendo schifo, vabbè, lasciamo perdere. Fra che mi devo grattare la testa, quindi non c'è verso. Quindi, guarda, vado contro il muro. Fra che mi si costa tutto il telefono. Poi, gli altri danno il pallottolo Bill, a me mi danno la stellina. Bella. Pure il fulmine. Ragazzi, ma dai, ma sto facendo schifo. Perché il torneo è già finito? Che pizza, non può farlo più lungo, cioè, lo fa troppo corto. E qua si fa tutto da solo, beh, lascio così. Oh, dammi sto pallottolo bile, che cavolo, se no non ne compro più nessuno io. Se non me lo dai. Power up. Ottavo per miracolo. E più di ottavo non riesco ad arrivare. Che pizza. 5 punti vorrà 60 precisi. Credo, forse ragazzi non ci sono neanche più in classifica. Prima ero 16esimo. Perché fra che crash, fra che non mi trovo le lobby, eccetera, ho perso troppo tempo. Quindi punti. Sono crollati. Scelgo e anch'io metto non vale. Ma come non vale? Dai, ma tu hai vinto, ma mi fingi? Vabbè, non riscrivo mai io non vale. Lo spammo anche. Ma perché il mio mi non fa col piede? E vabbè, il mio mi dorme. Ehi, pronto? Mi. Ehi, ciao. Vabbè. Parco acquatico. Credo che questa sia l'ultima gara, forse la penultima del torneo, perché poi chiude, ragazzi. Quindi, purtroppo poi chiude e non si può più giocare. Lo vorrei fare io un torneo di Mario Kart 8 Deluxe settimanale come Joe, ma non ho. Cioè, c'ho gente che VR-erebbe, ma non tanta, quindi non posso fare un torneo che tipo siamo in 4 e basta. Se no, non ha senso. Almeno in 12 per completare una lobby dobbiamo essere, se no. Quindi magari più in là lo farò. Ora no, perché se no siamo troppo pochi. 2, 1. Vai! Vi ricordo che, ragazzi, caricherò poi domani mattina sul tardi o domani pomeriggio il reupload di questa live. Quindi non vi preoccupate. Vai! Boing! Sbadabam! Sono settimo, vediamo cosa riesco a fare in questa gara, visto che ho 60 punti precisi. Vediamo se riesco, che ne so. Boh. A prendermi almeno un settantino di punti, dai. Quarta posizione, terzo. Dai, vediamo se riesco a superare anche Re Barbaro. No, non ce la fa. Sono terzo. Doppio. Dai, voglio fare una gara buona, se no. Almeno così provo ad arrivare a 70 punti. E comunque sarei uno degli ultimi a 70 punti, però vabbè. Vai, funghetto. Sono sempre terzo. Vai, bang. Bing, power up, doppio power up preso. Io cerco, ragazzi, sempre di prendermi il doppio. L'ho fregato con questo. Vai, bang, tac. Ah, vai, bang, bang. Piantina e let's go. Vai, piantina, 1, 2. Non ci credo, il funghetto. Oh, mi tirano sempre il guscio rosso alla fine, è incredibile. Avete rotto, fatemelo dire. E che cavolo. Vai. E dai, quarta posizione. Mi ha superato questo qua, non ci credo. Ma taglio tutto. 1. 2, vai, no, pure il pallottolo Bill. Sì, poi anche una bomba. Cioè, io boh, ragazzi. Quinta posizione, potevo arrivare sul podio terzo, non ce l'ho fatta, peccato. Io mi chiedo perché ci sono gli americani, non ho idea. 8 punti vado a 68, non arrivo neanche a 70, ragazzi. 5 minuti, forse riesco a fare l'ultima gara e arrivare oltre a 70 punti, forse. Se non l'ha chiuso, perché non lo so, ma non credo l'abbia chiuso. Sono settimo. Ah, ok. Quanti punti hai, Tommy? Tom 14? Io ne ho 70. Arrotondiamo a 70, che tanto adesso facciamo una gara e arrivo a 70. Quindi sì, io ne ho 70. Te quanti ne hai, Tom 14?
Poi credo che questa qua sarà l'ultima gara del torneo, perché poi fra 5 minuti sono le 22, quindi fra 5 minuti il torneo chiude. Infatti spero di riuscire a fare questa gara, così mi piglio altri punti e vado oltre 70, almeno così ho fatto qualcosa di buono. Sapete che se arrivo primo mi piglio 15 punti? Mi pare arrivo tipo a 85, sì, quindi quasi 90. Siamo in 4, ma io Supermano fra 8 e Tommy Play. Poi vabbè, due americani e basta. Il resto sono tutti quanti bot. Vediamo cosa riesco a fare. 3, 2, 1, vai! Pam, pam. Vai, vengo. Ovviamente, ragazzi, io se non vado sull'erba non sono contento. Questi mi spingono. Sesto. Sesta posizione da devo riuscire a recuperare. Forza, 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 forza. Uno, due, tre. Impennata di Valuigi, fissa, bang. Sono quarto, c'ho sopra, sto volando sopra Supermano. Doppio power up, banane e basta. Servono solo come protezione, ma poi per il resto non è che servino tanto. O anche per questo. Per fortuna ho preso il fulmine, almeno così. Sono quinto, quarto, dai. Ah, c'ho davanti Tommy Play. Ho preso Tommy Play con le banane. Ah, 38 punti hai, ok. Vabbè, sei entrato quasi a metà torneo, quindi ci sta. Io sono entrato all'inizio, quindi magari è normale, c'ho più punti di te. Vai. Preso tutti. Aiuto, banana, 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 banana. Americano, togliti, non so neanche se è nella nostra nazione. Vabbè, lasciamo perdere. Vai. Un bel fungo dorato, un bel fungo dorato, quello che ci serve. Fungo dorato, vai. Sta arrivando anche il coso. Stellina. E let's go. Sono terzo, sono sul podio, incredibile. Dai che riesco a portarmi a casa qualche punto in più. 21 e 58. Questa è l'ultima gara del torneo. Poi si chiude, ragazzi. Perché sto mancando 2 minuti alle 22. Rip. Pam 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 pam. Questo è utilissimo. Dai, Tommy Play, mi hai fregato. E vabbè. La sfiga. Non ho preso neanche nessuno. Che bello. Sti pallottoli Bill, però. Solo a loro li danno. Non me li danno mai. Sì, bello. Neanche il power up ho preso. Che bello. Sono andato quinto davanti a Fra 8. Vai, vai, bang. Dai, devo riuscire a fare qualcosa. Almeno l'ultimo pigliamelo, grande. Non è doppio. Oh, funghetti, funghetti. Uno. Tuo nonno, accidenta a te. Guarda, accidenta all'America. Sesto. Dai, che palle, non ci credo. Sesto, troppo settimo, arrivo. Mamma mia, ragazzi, per arrivare in una buona posizione ci vuole un fucile. E vabbè, concludo con 75 punti questo torneo. Molto probabilmente sarà uno degli ultimi. Sì, lo sarò. Tommy, Tom 14, non spammare troppo, se no il Nightbot fa i capricci e ti banna. Vabbè, vediamo se mi fa fare un'altra gara, visto che c'è anche Joe in lobby. Ti prego, dimmi di sì. Joe, fammela fare la gara, tanto ammazzo. Sono terzo. Sei arrivato terzo, bravo. Ero dietro di te, poi mi sono perso nel bosco. Dai, Joe, faccio fare un'ultima partita. Via, dai. Ma Joe, ragazzi, ah. Ah, si fa l'ultima partita? Ce la fa fare? In teoria, se inizia alle 22 non dovrebbe partire. Però sono le 22 ora. Sono le 22 ora. Il torneo si chiude. Ah, ho capito, il torneo si chiude. Però ci fa fare comunque la partita, perché ormai l'abbiamo avviata. Vai, allora questa è l'ultima partita, che la giochiamo anche in compagnia di Joe. Se qui crasho mi arrabbio. Ho la possibilità di arrivare a 80 punti. Dai, ce la devo fare. Sono a 75, 5 punti e sono a 80. Vediamo se riesco a fare 10 punti da arrivare a 85. Vediamo se ci riesco. Ci devo riuscire, dai. 3, 2, 1, 2. Cioè, scusatemi, 3-2-1, via, ho sbagliato. Ah, Boscodromo è. Vai, c'è anche Joe. Vediamo se. Quinto. Attenzione a non cadere. Quarto. Vai, bang.
Qua Luigi. Credo che questa qua sia l'ultima partita del torneo, sapete? Poi mi sa che se poi me ne fa fare altre, magari Joe esce e ne faccio ancora. Poi se non me ne fa fare altre, amen. Ma credo non me ne faccia fare altre, sapete? Oh, sto qua che mi ha preso con la banana ha rotto però, E basta. Vedete, tutti me prendono. Gli altri non esistono. Esisto solo io, bello. Sono ottavo, ragazzi. Meno male non era l'ultimo giro, guarda, era il primo però. Ho fatto comunque non una grande figura. E un funghetto bello. Vai, cadiamo anche di sotto, così siamo a posto, ragazzi. E dai, mi mancano... Doppio. Funghetti. E stella. Dai. Bang. Cosa ho pigiato, ragazzi? Non lo so nemmeno io. Non ci voglio credere. Ma perché crasho? Dai, ma me lo fai apposta. Connessione di schifo, però, eh. Che crasho sempre quando c'è Joe. Me lo fai apposta. Schifosa, me lo fai apposta, eh. Me lo fai apposta. Vai, concludo con 75. Ma devo arrivare a 80, concludo con 75. Perché? Perché ho una connessione di schifo. Ci diventa alle 22, guarda. Potevo prendermi 80 punti, arrivare a 80, potevo arrivare a 80. E si è chiuso. Ormai, ragazzi, a 75 punti. Ha vinto Re Barba, non ci credo, con 239. Potevo arrivare a 80. Potevo arrivare a 80, dai! Sto rosicando come un maiale. Vabbè, la classifica la vedo quando finisce Joe la partita. Vado a vedere... Adesso, ragazzi, vado a vedere la live di Joe. Appena finisce la gara, poi... Appena lui guarda la sua la classifica, sono crashato alla fine. Non ci credo. Però, ragazzi, che sfiga, dai, potevo arrivare a 80 punti. Ci arrivavo di sicuro a 80, me ne mancavano 5, dai. Che pizza, neanche 80 punti ho fatto. Sono crashato 6.000 volte. Il torneo è finito. Purtroppo, aggiungerei. C'è domenica prossima. Vediamo la classifica insieme a Joe. Ha vinto Re Barbaro con 239. Poi, vabbè, 235 Manic Sam, Ram, 200 qualcosa. Stranamente ha vinto Re Barbaro. Non so come abbia fatto. E Ram con 231. Poi, vabbè, io con 75. Allora, aspettiamo che si veda insomma la classifica. Mettiamo una classifica. Tanto tra un po' dovrebbe iniziare. Allora io vado sulla classifica. Vediamo un po' come mi è andata. Ho concluso questo torneo, dicevo poi 17, con 75 punti. Sono crashato alla fine perché sennò di sicuro avevo 80 punti o anche di più, dipende come arrivavo. Comunque, vabbè. La classifica che adesso andrò a leggere, intanto Joe è arrivato al nono con 150 punti. Allora, primo Re Barbaro con 239 punti, secondo Monix Sam con 235, terzo Ramo o Ram Zero, come cacchio si chiama, con 231, quarto DJ Disco con 217, quinto Virus con 214, sesto Lorenzo con 202, settimo Not Pedro con 177, ottavo Supermano con 170, nono Joe, ovvero Joe Pali 17 con 150, poi decimo Alex Star con 139, undicesimo Semi Power con 138, dodicesimo Shade che è americano 111, scendiamo.
tredicesimo Master Sus con 107, quattordicesimo Fra 8 con 93, quindicesimo Galaxy con 83, sedicesimo io, vero Matrix, con 75, diciassettesimo Matteo Tai con 62, diciottesimo Phantom 23, che è americano, con 57 punti, diciannovesimo Gabri 79XXL con 51 punti e ultimo e ventesimo Tommy Play con 48 punti. Ragazzi, ve lo ripeto, aggiorna la classifica, perché non è aggiornata? Allora provo a rientrare, perché ragazzi Gio ce l'ha diversa, non capisco. Sì, io sono sempre sedicesimo. Non mi torna. Ragazzi, non mi torna perché TV lo rifà e mi dice di aggiornare la classifica, ma non capisco se ho io la classifica sbagliata. Non mi torna sta cosa. Fatemi vedere. No, perché non mi torna. Non mi torna. No, la classifica è sempre uguale. Boh, vabbè, non capisco. Comunque, ragazzi, vabbè, ha vinto Re Barbaro, quindi complimenti a Re Barbaro, perché non ha, so che non è mai arrivato sul podio, mi pare. Joe ce l'ha diversa. Sì, vabbè, tanto in quella di Joe come sono? Io sedicesimo lo stesso? Vai a vedere, ti voglio rifare se puoi, perché io non, poi me lo comunichi in chat, perché poi almeno così mi dici quanto sono. Perché io ce l'ho così la classifica. Quello che mi fa rosicare è che c'è Galaxy che ha 83 punti ed è quindicesimo, no? Volendo, se io non crashavo nell'ultima gara, molto probabilmente arrivavo quindicesimo e superavo Galaxy. Perché se tipo arrivavo... Oddio. Se tipo arrivavo, facevo 8 punti, lo superavo. Andavo a 75 più 10, 85 meno 2, 83. No, in realtà pareggiavo con lui, vabbè. Dovevo fare 10 punti per superarlo. Quindi arrivare a 85. Vabbè, non importa. Comunque, GG per i primi tre, ovvero Re Barbaro, Monix, Sam e Ramo, o Ram Zero, non so come si pronuncia. Vabbè, Tommy Play è arrivato ultimo, ma comunque perché si è arrivato quasi a metà torneo, quindi è normale, insomma. E come sono quindicesimo? Ma come, ragazzi? Ma perché... non capisco se è la mia... Vabbè, provo a riavviare il gioco, che vi devo dire? Riavvio il gioco. Vediamo. Provo a riavviare il gioco e vediamo così se... Se mi fa vedere, che vi devo dire? Se poi è sempre uguale, amen. Perché ti voglio rifare, mi dice in chat che in quella di Gio di classifica, nella sua live, sono quindicesimo. Quindi un motivo c'è, insomma. Vabbè, e vediamo su online, bla bla bla, lì. Ovviamente adesso guardiamo la classifica, poi anche se è sempre uguale, amen. Poi sta con la live perché il torneo è finito, quindi ora fini live. E vediamo... Mi sa che ti sei buggato il gioco. Vediamo. No, sono sempre sedicesimo. Oh, vabbè, non lo so. C'ho aggiornato, c'ho ventesimo Gabri 79XXL. Ah, ce l'ho aggiornata anche io la classifica. Tommy Play 55. Ah, ma io sono sempre però sedicesimo comunque. Allora è diversa. Re Barbaro con 246, Ram 0 con 243, Monix Sam è seconda a pari merito con Ram 0 con 243, quarto Virus con 229, quinto DJ Disco con 226, sesto Lorenzo con 208, settimo Not Pedro con 187, ottavo Supermano con 178, nono Giopà 17 con 162, poi... Decimo Simi Power 153, undicesimo Alex Star 148, dodicesimo Shadi Americano 123, tredicesimo Master Sus 107, quattordicesimo Fra 8 98 punti, quindicesimo Galaxy 83, sedicesimo io vero Matrix 75, diciassettesimo Matteo Tai 65 punti, diciottesimo Phantom 23 Americano 57 punti, diciannovesimo Tommy Play con 55 punti e ultimo e ventesimo Gabri 79XXL con 51 punti. Questa è la classifica. Ah, ok, Ram ha superato Monix Sam. Comunque, ragazzi, questa era la classifica. Io spero che questa live, dove andavo a giocare il torneo di Gioppa 17 su Mario Kart 8 Deluxe, spero che questa live sia piaciuta. Vi ringrazio tutti quanti quelli che sono passati a dare un'occhiata alla mia live. Comunque anche quelli che hanno lasciato un bel follow, tra cui anche Tom14. Grazie mille per aver lasciato il follow
anche se non l'ha lasciato in questa live, ma l'ha lasciato nella scorsa live. Grazie mille. Comunque, l'ha lasciato il follow ieri, che era sabato, quindi grazie mille. Noi ci vediamo, credo, o domani o dopodomani, che è martedì, con una live qui sul mio canale Twitch di Super Mario Maker 2, dove andrò a giocare i vostri livelli online. E poi ci vediamo per un allenamento in vista del torneo di domenica prossima, sempre di GeoPa 17, che non so ancora se lo andrò a giocare, ma comunque io mi allenerò lo stesso in live sul mio canale Twitch, molto probabilmente mercoledì o giovedì, per il torneo di GeoPa 17 che si terrà domenica prossima, ovvero domenica 18 settembre, mi pare. Sempre dalle 20:30 alle 22. Detto ciò, ragazzi, noi ci vediamo con una prossima live. Ciao, ciao.